In un'intervista esclusiva per Twilighters 2.0 abbiamo con noi Federica De Bortoli, la doppiatrice italiana di Kristen Stewart. So che hai cominciato a fare la doppiatrice quando avevi solo 5 anni. Quindi tu non hai, praticamente non hai dovuto poi studiare, ti è venuto naturale. No, mi è venuto naturale, ma quasi tutti noi che facciamo questo lavoro da tanto, anche Stefano, abbiamo quasi tutti iniziato da bambini. Mia Sì, infatti. sorella, Lelatini, Miriam Catania, insomma tutti abbiamo iniziato da bambini. E quindi non, comunque non serve perché poi all'inizio è più un gioco, lo prendi come un gioco, quindi impari la tecnica, Senza neanche comunque la cosa più accorgertene, difficile, poi magari impararla più avanti lo fai ovviamente senza vergognarti, quando sei più grande magari sei più timida, cioè sì. io se lo dovessi fare adesso lo farei, perché io sono timidissima, per cui non ci avrei neanche il coraggio, però imparandolo da bambini poi viene tutto naturale, è più facile. Sì. Ti sei preparata in qualche modo per doppiare il personaggio di Bella? Bravissima, Ovviamente ho letto tutti i libri e grande. sono una Twilighters. Io ho sognato Edward, sogno ancora Allora, no, non sei l'unica. tutto il periodo estivo, perché l'ho letto all'inizio di quest'estate, dopo il secondo trailer che abbiamo doppiato a fine luglio. Mi sono incuriosita perché comunque volevo sapere la storia quale fosse, e ho comprato il libro che ho ovviamente finito in un giorno e mezzo e sono dovuta uscire immediatamente a comprare gli altri due, se no non vivevo più. Guarda, ho anche pensato di non avere tutte le rotelle a posto, perché No, non mi è mai conosco la capitata una cosa del sensazione. genere. Poi andando a vedere i blog, sentendo anche altre persone, perché poi io il libro comunque l'ho regalato a altre persone, a delle mie amiche, così ho visto che a tutti ha fatto lo stesso effetto e mi sono un po' tranquillizzata, però ho temuto veramente di non avere tutte le rotelle a posto. Comunque il libro è bellissimo, io l'ho amato tantissimo, lo amo tuttora, ce l'ho sul comodino. L'avrò letto Twilight, l'avrò letto, non mi vergogno a dirlo, almeno una decina di volte. A proposito di libri, c'è una frase di Bella che poi non è stata inserita nel film, ma che ti sarebbe veramente piaciuto recitare? Io nel libro ho amato tantissimo una frase, speravo di dirla nella voce narrante, che è praticamente nella prefazione, Sì. però non ce l'hanno messa, infatti mi è un po' dispiaciuto e secondo me è bellissima, è quella che dice se la vita ti offre un sogno che supera qualsiasi tua aspettativa non è giusto lamentarsi perché alla fine si conclude, e secondo me è proprio una È filosofia di bella, vita. sì. Mi è dispiaciuto tantissimo non dirla, pensavo di trovarla e invece no. Beh, è stato difficile però doppiare Kristen Stewart Vabbè, nel film. ovviamente avevo l'ansia già da prestazione, con la consapevolezza ovviamente di tutto quello che c'era stato dietro, comunque anche con la consapevolezza di doppiare un film così importante, con tutte insomma le aspettative, milioni di fan. Così, per cui non è stato facile gestire ovviamente l'ansia e la parte emotiva. Dall'altro canto ci siamo comunque presi il nostro tempo, lei comunque è un'attrice bravissima, per cui basta seguirla cioè non è che gli dovevo dare quel qualcosa in più, perché Sì, diciamo, c'era comunque già una lei è buona molto base. brava. Non so, c'è una scena che ti è piaciuto doppiare più delle altre? L'ospedale e ovviamente l'ultimo pezzo, il finale del ballo, che quelle sono le due scene che mi sono piaciute di più, sì. E secondo me sono venute anche bene, modestia, però comunque secondo me il risultato finale si è sentito, ecco. Il film quindi alla fine ti è piaciuto? Io, avendo amato tanto il libro, il film un po' mi ha deluso, ma Argomenta. perché mancava la scena della radura, mancava, no, mancava il, non
si spiegava la ninna nanna di Bella, insomma tante cose che io ho amato, proprio stavo là che me le sognavo, per cui comunque un po' su quello un po' mi ha deluso, però comunque indubbiamente è un bel film. E comunque chi non ha letto il libro, ho sentito, perché comunque adesso è un fenomeno ovviamente, sì, beh. Quindi il film è piaciuto tantissimo beh, a chi non ha letto però... il libro. Forse, sai, non lo so, poi uno lo idealizza, poi la sì. Meyer scrive bene, per cui te lo fai proprio, te lo immagini proprio il libro, ti fai proprio il film tuo, per cui hai molte quando è aspettative, così è quindi sì. difficile poi fare una... cioè andare al cinema e magari essere obiettivi, capito? Sì, Comunque sì, il sì. film è carino, a me è Ti è piaciuto, piaciuto però abbastanza. ovviamente ho amato di più il libro. No, il film è carino, guarda, sinceramente io e Stefano lo siamo andati a vedere una settimana dopo, all'incirca, una decina di giorni dopo l'uscita, e avevo visto un po' di critiche in internet così, e non erano proprio buonissime, devo dire, le critiche dei giornali, le cose, per cui mi aspettavo molto peggio, invece devo dire che non è male, a me è piaciuto, certo è un po' slegato, è un po' frammentario, certe cose per noi che le sappiamo mancano, ma probabilmente sì. Per chi non ha letto il libro si spiega tutto. C'è un filo logico, sì, e sì, quindi sì. Si spiega tutto. Però, a parte il film in sé, sei soddisfatta della resa che ha avuto il doppiaggio? Del film in generale, Guarda, anche non secondo solo me della tua il parte, doppiaggio dico. è bellissimo, veramente. Ma tutto, il cast sono tutti azzeccati. C'è un grande Stefano, ovviamente, che poteva fare soltanto lui, Robert Pattinson. Ma sono tutti bravi, Ilaria Latini su Alice, Sandro Cerbo su Carlisle, David Chevalier su Jacob, Christian Jansante su Charlie, bravissimo. Secondo me sono tutti giusti, Massimiliano Alto su James è stato strepitoso, bravissimo. Bravissimo, sì. Secondo me il doppiaggio alla fine è stato veramente ben confezionato, bello. Molto, a me è piaciuto, anche a Stefano, comunque alla fine quando l'abbiamo visto al cinema non c'era niente che stonava. Ovviamente poi noi siamo di parte, però comunque insomma sono anche, beh, io un sono anche pochino un tipo abbastanza obiettivo e secondo me comunque è venuto molto bene. Ci avete messo molto a doppiarlo? Non ci abbiamo messo tantissimo, due settimane. Due settimane, sì, iniziando a fine ottobre, per cui comunque insomma i tempi tempi erano stretti, abbastanza sì. stretti. E comunque abbiamo lavorato su una copia non definitiva, e quindi Sì. anche in bianco e nero, mancavano delle battute, perché un po' loro lo fanno per evitare la pirateria, sì. E un po' perché il film effettivamente non era ancora finito, quindi era ancora in fase di... credo di montaggio, comunque ancora non era proprio definitivo, chiuso, sì. e quindi abbiamo lavorato su una copia lavoro, E e anche diceva lì non è facile. Poi abbiamo fatto delle integrazioni sì. di battute che mancavano, che c'erano nella copia definitiva.